La strada era chiusa al traffico dal febbraio 2021 per il pericolo di caduta massi, come evidenziato prima da uno studio della regione e poi dal progetto di messa in sicurezza definito dalla provincia. L'allarme era stato lanciato dai sindaci di Fermignano e Acqualagna. Una lama rocciosa di 70 metri per 10 poteva staccarsi dalla parete rocciosa della gola del Furlo a decine di metri di altezza sopra via Flaminia, che era stata chiusa dai vigili del fuoco dopo una prima segnalazione. Erano seguiti sopralluoghi, perizie, incontri tra i varienti e poi i lavori suddivisi in fasi. Passiamo da disgaggi di massi, quindi situazioni dove la presenza di massi pericolanti non potevano essere mantenute e quindi sono stati rimossi e riportati a terra, altre situazioni dove per prevenire eventuali cadute sono state montate delle reti paramasso, così chiamate proprio perché contengono l'eventuale rivenuta di piccoli detriti che possono cadere sbriciolandosi la parete. E poi in alcuni punti singolari sono state operate dei fissaggi di massi più grandi attraverso delle perforazioni di barre di circa 3 metri nelle pareti, cementate con delle malte cementizie particolari che tengono il tiro e mantengono in sicurezza questi massi più grandi e quindi evitano che questa possa, come ipotesi remota, cadere. Inoltre, dei rocciatori specializzati nell'intervento su pareti hanno montato dei sensori che consentono di rilevare e acquisire da remoto eventuali micro spostamenti dei massi più esposti per far sì che si possa intervenire in modo tempestivo. La più grossa soddisfazione sta nell'aver realizzato questa attività in circa 4 mesi di attività senza nessun infortunio. Per i finanziamenti necessari invece hanno partecipato l'Enel, che ha stanziato 240.000 euro, la Regione 100.000, la Provincia e il Comune di Fermignano 30.000 euro ciascuna. Insieme siamo riusciti a fare grossa sinergia insieme al Comune di Fermignano per poter farsi di realizzare e mettere in sicurezza sia per i turisti, sia per i pedoni, ma soprattutto per il traffico veicolare, la Flaminia. Finalmente oggi siamo qua, abbiamo festeggiato finalmente questa riapertura di questa via consolare che ci permette di collegare non soltanto Villa Furlo a Furlo, ma soprattutto ci permette di far visitare praticamente uno dei canyon più belli d'Italia. Grande soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore regionale Stefano Guzzi, che sin dall'inizio delle operazioni ha coordinato tutto il percorso. Abbiamo cercato di dare un po' un senso a tutto un percorso che stavo portando avanti da tempo, ma un po' le burocrazie, un po' gli enti diversi, un po' la difficoltà proprio nel procedere, perché è stata molto complessa anche proprio la procedura pratica di questo progetto e di questo intervento, rischiava un po' di far temporeggiare troppo. E non si sapeva bene come potesse andare a finire. Diciamo così, ci abbiamo messo tutti la buona volontà e la capacità e la disponibilità. Oggi quindi si è arrivati finalmente a questa riapertura, il lavoro è stato un ottimo lavoro, io voglio ringraziare tutti e particolarmente Enel Green Power, che gestisce qui la diga del Fulvio, che si è incaricata proprio del lavoro tramite una ditta che in egual misura voglio ringraziare, perché lavorare a 200 metri d'altezza appese delle corde non è un lavoro proprio che si fa tutti i giorni, quindi anche per chi si un po' si lamentava dei tempi lunghi, dico che un conto è dirle le cose, un conto è farle, quindi tutto bene quel che finisce bene.